Siamo ormai agli sgoccioli, sta per iniziare la nuova stagione di Balena Festival. Tanti appuntamenti in programma, quali sono quelli che aspettate con più ansia? Allora, sicuramente abbiamo con estremo orgoglio introdotto nella programmazione di quest'anno i CCCP Fedeli alla Linea il 27 luglio in compagnia di Max Collini e Yuka Reverberi, vecchie glorie emiliane, quindi ex Offlaga Disco Pax, Max Collini e Giardini Miró. E dopodiché abbiamo introdotto dei nuovi format di cui andiamo estremamente fieri perché volevamo ampliare insomma, la line-up e coinvolgere nuove fasce di pubblico, il Teenage Dream il 4 luglio. Una festa anni 2000 più per le generazioni di giovani, quindi di generazione Z, e voglio tornare negli anni 90, che è il più grande party anni 90 d'Italia. Dopodiché abbiamo una preview bellissima, un live molto molto bello, molto molto vivace, che è Willy Peyote. Abbiamo poi il rap, una serata dedicata al rap che non può mancare a Genova, a nostro avviso, quindi Massimo Pericolo con Gorka, e poi abbiamo Fulminacci e Postino. Una data più indie che è, insomma, storicamente l'indie, diciamo, è da dove veniamo e vogliamo comunque sempre coltivarlo e mantenerlo. Allora si sta confermando una realtà sempre più importante nel mondo degli eventi genovesi e liguri, mi viene da dire. Vi aspettavate questa crescita fino a questo punto? Allora, ci abbiamo sempre sperato, ecco, siamo partiti con molto entusiasmo e siamo partiti tra l'altro subito con delle line-up molto ambiziose. Grazie al cielo, insomma, il territorio ha risposto, le persone hanno risposto, siamo riusciti a mantenere comunque delle programmazioni molto belle, molto ricche ogni anno per ogni edizione e quindi siamo estremamente orgogliosi e pensiamo di vogliamo assolutamente crescere, continuare a portare musica, cultura e ampliare la line-up. Tra l'altro quest'anno una menzione speciale va anche allo spin-off del Balena Festival. Abbiamo voluto continuare, scommettere ancora di più, con una programmazione invernale che si è tenuta ai Giardini Luzzati con il Balena Extra, che è uno spin-off della programmazione estiva, perché vorremmo comunque mantenere l'appuntamento non solo estivo, ma continuare anche durante tutto il resto dell'anno a fare cultura, fare musica e coinvolgere il maggior numero di persone possibile. Quinta edizione, io sono molto contenta di essere qui in Sala Trasparenza a presentare per la prima volta questa nuova edizione. Regione Liguria è assolutamente molto orgogliosa di poter sostenere, ecco, questo festival, ecco, chiamiamolo, ricordiamo le date del 3 e il 4 di luglio, dal 24 di luglio al 20, il 24 di luglio al 28 luglio presso diciamo, l'arena del Porto Antico. Siamo molto orgogliosi perché grazie appunto alla Balena Festival abbiamo avuto modo di consentire ai nostri cittadini, non solo, appunto, di ascoltare davvero degli artisti di caratura nazionale e internazionale. Quindi è sicuramente una grande iniziativa che porterà, insomma, così come sicuramente auspichiamo, tanti liguri e tanti genovesi a trascorrere davvero in piacevolezza le serate estive in compagnia veramente di questi grandi artisti. Ce ne sarà poi per tutti i gusti, perché non sarà soltanto un evento per i giovanissimi. Quest'anno sarà organizzato anche un balena party, quindi con anche un focus su quelle che sono le musiche degli anni 90 anche negli anni 2000, quindi mi raccomando, insomma, diciamo a tanti ragazzi di portare anche i loro genitori, perché ci sarà modo davvero di ascoltare una meravigliosa musica. Un ringraziamento anche al Porto Antico di Genova, insomma, che si rende sempre un palcoscenico meraviglioso per queste iniziative, e un grande ringraziamento ad Alu, a questi giovanissimi ragazzi che davvero grazie alla loro organizzazione ci regalano davvero momenti meravigliosi di grande spettacolo.